Cara Maria Gabriella, questa pace, come stai? Ti ringrazio per aver commentato il mio ultimo video, ne hai anche commentati altri. E se non mi sbaglio, tu sei la mia cara amica che mi segue nel mio profilo di Instagram, come Mary Acquista Pace, per quello mi stavo sbagliando a dire il tuo nome all'inizio. Allora, tu riguardo il video che ho composto utilizzando il mantra cinese Namo Amituo Fo o Namo Amito Fo, in sanscrito Namo Amitabha, in giapponese Namo Amida Butsu, mi chiedi: ciao Sant'Enchan, mi piacerebbe sapere come e se applichi la filosofia disciplina buddista nella vita di tutti i giorni, oppure cosa ti ha lasciato e ne hai fatto il tuo tesoro. Complimenti perché i temi che tratti sono sempre attuali, sei sempre sul pezzo. Grazie, cara amica. Sono contento che a te piacciono i miei video. Se poi diffondi questi video sui mantra per diffondere la pace nel mondo. Allora, io soprattutto da giovane e da ragazzo ho letto molto sul buddismo e credo che mi abbia lasciato molto, innanzitutto la necessità di comprendere e l'esigenza di capire. Poi il buddismo è la religione della pace mentale anche. E beh, le pratiche sono per esempio quella del controllo della respirazione, come nell'induismo, o di osservare delle immagini sacre, come si vedranno nel video Namo Amituo Fo che tu hai commentato gentilmente, oppure ecco le posture dello yoga, ma anche il rosario o mala in sanscrito, che è usato tanto dagli indù come dai buddisti, come dai jainisti e dai sikh. Ci sono dei rosari grandi di 108 grani o anche meno, 66, come quest'altro qua. E anche piccolini, perché si possono anche portare al polso. E questo, per esempio, è molto utile se tu mediti a letto. Quindi non hai molto spazio per far scorrere un mala grande. L'importante è che i mantra hanno un loro significato letterario. Per esempio, Namo Amituo Fo significa lode a Amitabha Buddha. Però quando li si recita per proteggere la mente dalle distrazioni nella meditazione. E proprio questo ti permette di uscire dallo spazio e dal tempo, cioè ti trovi astratto dalle contingenze mondane. Meditare è soprattutto questo, per poi poter affrontare con serenità le cose del mondo. Quindi quando si recita un mantra, come il caso di Namo Amituo Fo o il caso del mantra tibetano, di uno dei mantra tibetani, perché ne hanno molti, Om Mani Padme Hum, che adesso non ritrovo il commentario che mi hai fatto al video. Ah, ecco, Om Mani Padme Hum, Mantra of Tibet, edit by Sant'Enchan. Beh, anche lì significa Om al loto che sta al gioiello che sta nel fiore di loto. Però i mantra servono per astrarre la mente dalle negatività e poter meditare. E quindi la pratica buddista, e non solo, ho letto anche del taoismo, dell'induismo. Ecco qua. Qua c'è un altro mala. Questo me l'hanno dato quando ho preso rifugio nel tempio cinese. Da qui che mi chiamo Sant'Enchan. Chan me lo sono messo io, ma Santen è il mio nome di rifugio buddista. Qua è un rosario mala tibetano che si assomiglia a molti rosari, soltanto che non nella forma, nella distribuzione
dei grani, ma come vedrai c'ha i grani a forma di teschio, che una volta erano di ossa umane, ma adesso sono di ossa di bue oppure di pietra. E perché i teschi? Beh, a riprova della caducità umana, è un qualche cosa che ci rimonta al nostro medioevo cristiano, anche dove c'erano gli ossari, e anche se c'erano dei rosari cristiani, logicamente, ma a forma di teschio o di ossa. E quindi ne ho abbastanza, ne avevo di più di rosari. C'è anche questo qua che è indù, buddista, indù. E vabbè, poi nella scatoletta piccolina c'ho un altro da polso piccolino, ce n'ho anche un altro giallo in giro, e questo qua che è tibetano. Molte volte li fanno piccoli per poter essere nascosti nel palmo di una mano, perché a volte la recitazione del rosario è un qualche cosa di intimo, quasi di segreto, non è un qualche cosa da esibire in pubblico, è un qualche cosa di intimo. E poi naturalmente ci sono le famose, tutti quanti noi ne abbiamo sentito parlare, non mi chiude. Ne avevo due, adesso ne trovo solo una. Ruota della preghiera, anche qui vale lo stesso. Dentro questo cilindro ci sono dei rotolini, dei pergameni con come le bandierine tibetane, con le preghiere Om Mani Padme Hum. Però facendolo girare tiene occupato con questo mulinello l'emisfero sinistro della mente, che è quello razionale, quello dove trascorre il tempo, quello che accomoda e razionalizza la realtà. E invece l'emisfero destro si trova più libero, non si trova più sotto l'influenza dell'emisfero sinistro. L'emisfero destro è atemporale, è artistico, è istintivo. Per quello l'utilizzazione, molti tibetani riescono, soprattutto anziani tibetani che ci hanno provato tutta la vita, a recitare il rosario Om Mani Padme Hum. Avevo fatto, cara amica Maria Gabriella, questa pace, una seconda parte di 7 minuti. Purtroppo il programma non me l'ha salvato. Allora, ti dicevo, i tibetani, soprattutto quegli anziani più esperti, riescono a distrarre la mente razionale, l'emisfero sinistro, facendo allo stesso tempo girare il mulinello e contando il mantra con il rosario Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Possono anche farlo con il tamburino, che è di origine sciamanica. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Questo è il tamburino tibetano, che una volta era fatto con calotte craniche, e adesso è fatto o di legno, come in questo caso, o di teschi di buoi. Poi ti avevo, questo è il tamburino cinese, sempre per distrarre la mente razionale, l'emisfero sinistro, e lasciare libero l'emisfero destro, che è atemporale. Poi utilizzano la campana. Io non ho i cembali per la meditazione, ma la campana è sempre utile, la campana tibetana, la campana, non so se si chiama damaru in sanscrito. Poi ti raccontavo di leggere i libri di Elémire Zola, l'italiano, professore in letteratura inglese ed esoterista, ecco qua. E ti spiegavo le tre vie, quali sono: la via della ragione, della devozione e del tantra, cioè dell'estasis. Qua
dell'estasi mistico, qua il dio dell'ebbrezza, sempre di Elemire Zolla. E poi che altro dirti, perché ho paura che anche questo video me lo tagli male il cellulare che non lo conserva, che ci sono differenti tipi di rosari buddisti. Per esempio questo qua, non so se te l'ho già fatto vedere in un'altra parte, ma questo rosario fatto di teschi che ci ricorda molto gli ossari medievali europei, perché il senso di impermanenza, no, e tutto quanto il resto che c'erano negli ossari. E quindi una volta era fatto con osse umane, adesso è fatto o con osse animali oppure con pietre, sempre per il memento moria, no, che è tipico di ogni religione. Qua questo me l'hanno dato quando ho preso rifugio nel tempio buddista cinese, e qua in questo, che rappresenta lo stupa, tu puoi guardare dentro, c'è l'immagine di un Buddha. Per quello io mi chiamo Santen Chan, mi hanno dato il nome Santen e io ci ho aggiunto Chan. Questo è il rosario che mi hanno dato quando ho preso rifugio nel tempio buddista cinese. Io sono sempre stato laico, agnostico ed ateo. Che mi ha dato la meditazione del buddismo? Mi ha dato razionalità, calma, pace interiore. E vabbè, poi te lo dirò in un altro video, perché sembra che oggi ho difficoltà a filmarmi. Comunque io sono sempre stato ateo, ma fin da piccolo ho scoperto la meditazione, il suo valore, la sua importanza, e poi ho iniziato a leggere, ho riscoperto un mondo del quale già ero familiarizzato da giovane. Ti ringrazio di avermi fatto queste domande e alla prossima. La meditazione per me è veramente molto molto importante, è un qualche cosa. Adesso mi filmo con la camera normale, venga quello che venga. La meditazione per me è un qualche cosa che veramente è di igiene mentale e riappacifica la mente. E qui per esempio ti facevo vedere i rosari, no, che ne ho tanti, a parte quello che ti ho fatto vedere a forma di teschi con i teschietti, questo qua che ho preso rifugio con questo rosario, poi quest'altro dell'India, che può essere indù o buddista. In India lo usano i buddisti, i sikh, i jainisti e tutti quelli che fanno parte di culti indù. Questo è fatto con dei semi, e poi di rosari io non so che ho parlato nella seconda parte del video che mi si è cancellata per errore o per colpa del... Questo rosario ha delle appendici, ne ha due, per le decine e per le centinaia, ma poi puoi passare a contare le migliaia, le decine di migliaia. In Tibet addirittura hanno, con 10 perline, più di 5 o 10 appendici, perché loro hanno dei ritiri spirituali dove rimangono magari settimane o mesi, o come il famoso Milarepa, addirittura 3 anni e mezzo chiusi in una grotta, e devono recitare milioni, forse centinaia di milioni di mantra. E quindi per non perdere il conto, ad ogni sadhana, che può durare giorni o settimane, loro contano un sacco di giri. Poi ci sono dei rosari piccolini. Questo è utile per stare a letto, perché magari stai coricato e un rosario troppo grande ti ingombra. Qua puoi guardare il Buddha dentro, perché c'è una foto. E poi nei rosari di qualsiasi tipo di dimensioni, una volta che arrivi a questa perla che non si conta, gli giri intorno, perché non la superi per rispetto, perché rappresenta gli illuminati, e continui a contare: namo amitofo. I mantra hanno un significato razionale che può avere importanza durante la loro recitazione, ma soprattutto servono a catturare
la mente e il lato sinistro della mente per lasciare libero il lato destro, come forse ho detto nella prima parte, non mi ricordo più perché tanto a combattere con il cellulare per caricare il video che poi è risultato perso, che adesso decido di registrare di nuovo il contenuto del video. Scusami se mi ripeto. E questo è un rosario piccolino che c'ha la corda più larga qua perché si è afflosciata, ma c'ha 66 perle. E poi ti avevo fatto vedere, non so se nella prima parte risulterà, questo è un rosario di legno che mi hanno sempre regalato nel tempio buddista cinese dove ho preso rifugio e dove mi hanno dato il nome di Santenchan. E questo è un rosario tibetano di grani piccolini. Perché così piccolo? E questo c'ha più di 108. Perché i tibetani, anche gli indiani dei vari culti, gli himalayani, molte volte lo tengono o in un sacchetto o racchiuso in una mano. Cioè, non è come molti noi occidentali che lo portiamo al collo, ai polsi, anche se molti religiosi, molti monaci lo portano al collo, al polso, ma di solito è una cosa molto intima il rosario o mala. Allora, poi lo racchiudono nel palmo della mano e rimane un qualche cosa di intimo. Un momento, Cara Maria Gabriella, questa pace. Non so che cosa sia venuto dell'ultimo pezzo, perché purtroppo il mio cellulare utilizza un'applicazione ai 7 minuti e passa si taglia la registrazione perché non ho ce l'ho gratuitamente. Però questo è tutto, perché altrimenti viene troppo grande il video e poi lo devo editare. Allora, che cosa mi ha dato la meditazione? Che cosa mi ha dato il buddismo? Beh, io in parte ero già introverso, introspettivo. Mi ha dato che affronto tutte le cose con estrema calma, lucidità, razionalità, non reaziono emozionalmente, mi ha dato stabilità e poi un grande interesse per la lettura e la letteratura, come potrai vedere, perché ho sempre cercato di comprendere le altre civiltà, ho sempre cercato di comprendere le altre culture. E quindi volevo chiudere questo video ringraziandoti della tua domanda e se puoi di condividere i miei video mi aiuteresti moltissimo perché sono disoccupato. Grazie di tutto, ti saluto. Big Ben ha detto stop perché con le tante interruzioni ho perso anche il filo, purtroppo. Ringrazio l'applicazione che se non paghi ti interrompe ai 7 minuti. Poi purtroppo non potrò utilizzare la forma leggera di filmazione, quindi ogni pezzo 500 megabit, bisogna vedere adesso come riuscirò ad editare il tutto, ma utilizzo l'applicazione perché altrimenti in 2 megapixel full HD del cellulare mi pesa qualche gigabit la filmazione, quindi è più difficile, più largo da editare. Allora ti ringrazio di seguirmi e di farmi delle domande e continua a farmele. Sono contento che la gente si interessi ai miei video, li guardi. E anche a tutte e tutti voi che mi guardate, cari amiche ed amici, oggi non ho iniziato col saluto di sempre. Grazie di seguirmi, metterò dei video consigliati alla fine. Mi raccomando, fatemi delle domande, condividete i miei video se potete, mi aiuterete moltissimo. Soprattutto fate dei commenti, e se volete che io commenti i vostri video, gli dia like, fate altrettanto con i miei. E mi raccomando, inviate i video miei che guardate, questo incluso, ai vostri contatti, amici, parenti, familiari affinché anche loro possano commentare i miei video per farmi sapere cosa pensano di quello che parlo. Arrivederci e alla prossima. Ciao. Ci rivediamo in Instagram, Maria Gabriella Questa Pace. Ciao, ad Instagram. Cercherò di fare nuovo materiale. Ultimamente non ho più fatto video in YouTube. Perché sono stato occupatissimo con i miei due profili di Instagram. E quindi cercatemi in Instagram. Uno Santenchan il profilo e l'altro è A Lot of Funniest Animals. Ciao.